titolare dopo, insomma, dopo un po' di tempo. È stato un po' bello, però anche un po'. Non so come dire, che è un po' nervoso perché è la seconda volta che ho giocato all'inizio. Però penso che tutti i compagni mi hanno aiutato a tornare a avere fiducia dentro il campo per così riuscire a fare un po' meglio le cose. E l'allenatore ti ha schierato centrale davanti alla difesa, come ti sei trovato? Sì, con il ruolo di tre nel centrocampo mi provo spesso lì, giocare davanti alla difesa. Penso che mi trovo molto meglio lì, magari rimanendo un po', magari quando posso andare avanti per cercare la possibilità di tirare la porta, però mi sento molto bene Quali sono i tuoi punti di riferimento, i tuoi giocatori a livello anche internazionale a cui ti ispiri, magari che ti piacciono, ecco, che prendi ci sono un come sacco esempio? lì che fanno molto bene il ruolo di centrocampista, però cerco di guardare sempre a Toni Kroos, Sergio Busquets. Quello che sono al top, che magari posso imparare qualcosa di loro. Parliamo del Parma, il campionato è finito in modo bellissimo, però adesso ce n'è un altro Sì, di certo. campionati da fare. Siamo troppo contenti di aver finito il campionato imbattuti, ma come hai detto, ora inizia un'altra pagina che cercheremo di arrivare fino alla fine. Ecco, tornando alla partita di domenica, anche Apolloni poi in conferenza ti ha fatto i complimenti, non so se hai sentito, hai letto le sue parole, ha detto che hai Rodriguez. giocato molto bene. Che effetto fa comunque tornare in campo dopo tantissimo tempo, magari dal primo minuto, e ricevere anche i complimenti all'allenatore? Quello è lo più importante, il più bello, ma da oggi che devo cominciare di nuovo a lavorare, cercare di trovare un spazio in queste partite che mancano della Pro Scudetto, però è stata una sensazione molto bella. Ecco, la gara di ieri, cioè di sì. No, siamo partiti dell'altro ieri, ormai perdo il Domenica. conto dei giorni. La gara dell'altro ieri, diciamo che ripaga un po' anche tutto il tempo in cui magari hai sofferto perché appunto giocavi poco, trovavi poco spazio. Cioè, un'emozione come quella di domenica ti tira un po' sul morale, immagino. Certo, perché anche pensando in quel senso che anche la partita della promozione è stata come un premio per me. Che magari a volte è difficile di stare sempre tranquillo, sereno, se non trovo spazio, però è una cosa che devo accettare, la scelta di Mills, che siamo un po' troppo, che dall'inizio che siamo usciti subito della Coppa Italia, che magari lì possiamo trovare un po' di spazio, però alla fine sono molto contento di poter giocare questa partita domenica. Ecco, dal punto di vista invece delle tue caratteristiche, no? Ormai le abbiamo imparato a conoscere, soprattutto anche negli allenamenti, insomma, non solo la fase di impostazione, ma anche il cercare di rubare il pallone agli avversari. Da questo punto di vista, hai notato differenze anche nell'arbitraggio? Ovvero, dico, in generale, magari alcuni falli erano permessi in Paraguay, ad esempio, mentre qua, magari hai ricevuto qualche cartellino giallo che forse non ti aspettavi. No, ma penso che in quel senso ho migliorato un po' il rubare la palla, che magari prima, anni fa, non lo facevo molto bene come lo faccio ora. Mi sento un po' più tranquillo ad andare a rubare la palla, magari a volte vado troppo forte o senza pensare che posso fare un fallo e rischiare la munizione, però penso che quello è normale qua in tutto il mondo, dipende da come l'arbitro lo vedi quello per fare la munizione, magari un po'. Anche domenica ero io ammonito, nel secondo tempo avevo un po' di paura di entrare forte, magari riusciva a ricevere la seconda munizione, però è stato bene secondo me. Ecco, oltre all'italiano, che ormai parli meglio sicuramente di me Anche e di altri, di cos'altro hai imparato finora in questa stagione in Italia? me. No, tante cose. Sono quasi 10 mesi che sono stato qua da solo. Ho trovato delle gente meravigliose, ho fatto delle amicizie, che quello è lo più bello della vita, diciamo. Però mi mancano tante cose da imparare ancora. Sono giovane, cerco sempre di cercare di imparare qualcosa di nuovo, però penso che è stata molto bella questa esperienza qua, in questa situazione.
Ecco, guardando un po' anche quello che può essere il futuro più prossimo appunto era lo scudetto, immagino che la tua speranza è quella di trovare spazio, non ti faccio neanche la domanda, la risposta è scontata. Per quanto riguarda invece il futuro, magari l'anno prossimo appunto con il Parma che è in Lega Pro, visto quello che hai imparato quest'anno, nonostante magari poco spazio, rifaresti un'esperienza del genere anche il prossimo anno oppure... Per come sei fatto te, sarebbe quasi meglio giocare in un'altra realtà, però trovare più spazio, diciamo. Non lo so, alla fine è stato, come ho detto, troppo bello di essere qua, è una squadra che ha tante storie. Non lo so, mancano ancora queste partite, dopo si deve parlare con la società e si deve vedere cosa si deve fare nel meglio di me e della società. Però quello che voglio io è rimanere qua, che mi trovo molto bene qua. L'ultima domanda da parte mia per un giocatore sudamericano come tu, anche se paraguayano e non colombiano, ma vedere entrare nello spogliatoio un giocatore come Asprilla, che credo che insomma, che effetto ha fatto? Bello, bello, però da quella partita mi ricordo che è entrato un po' a fare un po' di scherzi, A fare la Asprilla, insomma. fare la spiglia lì, però è stato bello sentire, conoscere le persone che hanno vinto tante cose. Quello è lo più bello del calcio, che magari ora che sono qua posso essere più vicino alle persone, ai giocatori che hanno vinto tante cose. Lo stesso da quando sono andato a giocare alla Juniores con il Mister Barone che Hai ha vinto vinto un un mondiale. mondiale, tutto quello è una sensazione troppo bella. Volevo chiederti una cosa, dicevi prima che ti trovi bene davanti alla difesa, mentre in difesa come ti troveresti, tenendo presente che ci sono un paio di tuoi giocatori che tipo Benassi che non recupererà e Saporetti forse, e qualora ci sia da dare ricambio ai due vecchietti della difesa, magari serve qualche forza nuova, tu ti sentiresti... Te lo chiedo dal lettostampa, vuol dire che il mister ci sta pensando, No, eh. no, non vuol dire niente, non vuol dire niente, è una curiosità semplice. C'è stato un paio di volte che il mister mi ha provato lì. Non lo so, è un ruolo che non lo facevo, però non so come dire, che non sono in posizione di provare, In difesa. sì, difesa, sempre per giocare sono Anche in porta, disponibile. diciamo. Ma che importa? Va bene, grazie.